Ciao, sono Gabriella di Vico della Forma. Oggi rispondo alla domanda di Lucia, che mi chiede come aumentare la mia autostima ed accettarmi anche se ho qualche imperfezione. Allora, la prima cosa per aumentare la tua autostima, Lucia, è avere la fiducia in te stessa. Fiducia in se stessi è una cosa fondamentale, ma non una fiducia fragile che dura un giorno, due, il terzo giorno sei di nuovo depressa e tu bombica. Non così. Può essere che oggi hai un mentale debole, un'autostima pari a zero e non ne puoi più di questo mentale scarso che ti ritrovi. Vivi male, vuoi parlare, vuoi dire la tua, ma hai paura di essere giudicata, perché oggi la gente questo fa, parla e giudica, alle spalle ovviamente. Ti vuoi sentire bene, vuoi sprizzare allegria, vuoi uscire dalle quattro mura di casa, insomma, vuoi prendere in mano la tua vita, ma non lo fai. Forse hai anche preso l'abitudine di paragonarti agli altri. Allora che cosa succede? Ti giudichi da sola, vivi male e ti ritrovi ad essere spettatrice della vita degli altri invece di essere l'attrice della tua stessa vita. Dai credito a quello che gli altri pensano della tua immagine senza conoscere nemmeno la tua immagine. E che cosa succede in questi casi? Ci sentiamo male, siamo tristi, restiamo chiusi in casa, ci guardiamo allo specchio e ci abbiamo paura, e mangiamo pizza, panuozzi, e ingrassiamo. Insomma, la fiducia in te stessa è una cosa fondamentale per aumentare la tua autostima. Adesso ti do quattro segreti, quattro pilastri per aumentare la tua autostima. Bisogna creare una vita nella quale siamo fieri di noi. Noi non abbiamo nulla da provare agli altri. C'è una frase che adoro ed è: divieni la miglior versione di te stesso. Il primo pilastro per una maggior fiducia in se stesso è sicuramente conoscere se stessi, ma una conoscenza profonda, non una conoscenza superficiale come mi chiamo Mario, ho 23 anni e faccio i pizza. No, una conoscenza che va al di là del tuo ego, perché una persona che non conosce bene se stesso è facilmente influenzabile, dà più valore al giudizio degli altri che a quello che pensa lui stesso. E quindi che cosa succede? Si vive male e ci ritroviamo come una foglia. Andiamo, ci facciamo spostare dal vento, andiamo un po' a destra e un po' a sinistra. Invece colui che si conosce resta costante nelle sue cose, sul suo giudizio, e non si lascia trasportare dagli altri. Quindi è importante, Lucia, impara a conoscere te stessa. Il secondo pilastro per raggiungere un'ottima autostima è imparare a vivere lontani dal proprio ego. Perché che cosa succede? Che ci ritroviamo sempre attaccati a... ci sono gli uccelli? Ci ritroviamo sempre attaccati a questa massa sociale che dobbiamo fare le cose per piacere agli altri. Sei attaccato agli altri, non agisci nemmeno più, pensi sempre che hai dei conti da rendere agli altri e vivi male, sei infelice, vivi male, sei triste. Ma chi se ne frega degli altri? Non riesci più ad essere te stessa ed è per questo che devi slacciarti dal tuo ego e divenire insensibile alle critiche. Perché tutti criticano tutti. Il terzo pilastro per raggiungere un'autostima è fissarsi degli obiettivi. Fissati degli obiettivi, progredisci verso questi obiettivi ed infine raggiungili. Ci sono tante persone che si creano la loro piccola prigione nella monotonia della loro vita. Una routine di abitudini tristi, lamentele, si atterrano da soli, non cercano nemmeno più di migliorarsi, parlo anche intellettualmente, la loro vita è morta. Mentre le persone che hanno fiducia in se stessi cercano sempre di evolversi, di migliorarsi. Ed è quello che devi fare anche tu, Lucia. La vita è un fiume, non uno stagno. Cerca di migliorarti, poniti degli obiettivi e raggiungili. Lavora, fatica, che il lavoro paga sempre. Il quarto pilastro per aumentare la tua autostima è sicuramente trasformare il tuo quotidiano, le tue abitudini. Inizia a pensare positivo, allontanati dall'ignoranza, fuggi da questo cammino tossico e soprattutto metti in atto i miei consigli, perché ascoltare è facile, leggere libri è facile, ma la vera trasformazione la si ha attivandosi. Passa all'azione per poterti migliorare, è l'azione che fa la differenza. La gente comune cerca la ricetta miracolo per poter cambiare la propria vita con uno schiocco di dita. Non è così. La vita la si cambia se la si vuole cambiare. È l'azione che fa la differenza. Puoi anche trovare, ad esempio, rifugio nello sport. Lo sport dà una carica e una fiducia in se stessi eccezionale. Con lo sport, soprattutto, tu puoi migliorare giorno dopo giorno. Migliori il tuo fisico,
sei più energizzante e soprattutto migliori il tuo mentale. Lo sport ti fa sentire comodo nel tuo pezzo di carne che è il tuo corpo, capisci? Ti fa migliorare. Avere un corpo nel quale possiamo sentirci bene è alla portata di tutti, solo ovviamente se lo vogliamo. Dai Lucia, forza! Passa all'azione! Se questo video ti è piaciuto, pollice blu, abbonati al mio canale YouTube e mi raccomando, scrivimi se hai qualche problema. Forza! Grinta! In bocca al lupo e buona giornata! Ciao!